Spazio Interviste, le interviste di Diva FM con il personaggio del giorno, a cura di Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi sono in diretta telefonica con Melania Ruggini, curatrice del Festival del Tarte di Arte per la Libertà. Mamma mia, quanti termini! Ciao Melania! Ciao, ciao Gwendalina, ciao a tutti i radioascoltatori! Come stai? Innanzitutto, visto che è un po' che non ci sentiamo, che non ci vediamo... Sì, benissimo, anche perché diciamo che siamo proprio nel cuore adesso degli appuntamenti e del lavoro, e quindi è ormai tutto pronto per inaugurare l'ottava edizione di Deltarte e siamo belli carichi, diciamo. Sì, insomma, parliamo, per far capire ai nostri radioascoltatori, di street art, ovvero i murales, no? Detto proprio... Esatto. Infatti, l'arte urbana. Vai, arte urbana, raccontaci Melania. Sì, allora, per quest'anno abbiamo proprio un ospite d'eccezione. Diciamo che è da tanti anni che è stata corteggiata proprio dalla sottoscritta, perché amo il suo lavoro, perché è un'artista strepitosa che lavora anche proprio in materia di donne, dalle giovani arrivando anche a quelle più anziane, e parla anche lei di diritti umani e quindi anche di donne estrapolate da quelli che sono i soliti cliché della donna oggetto. E sto parlando della grande street artist Alice Pasquini, che sarà l'ospite d'onore del festival e sarà presente attraverso una residenza d'artista dal 9 al 13 luglio a Porto Tolle. Finalmente riusciamo a collaborare con questo comune anche per quanto riguarda la street art, quindi sono doppiamente felice di questo risultato, sia per avere una stella del firmamento della street art a livello internazionale, pensa che è citata sull'enciclopedia Treccani, quindi per dire la portata di questa artista veramente validissima, e poi anche Porto Tolle, che è un comune così nel delta, così dentro al delta, e poi è andato anche alla ribalta proprio in questi giorni per essere definito quasi come la Provenza, per essere visto come un posto di attrattività turistica per la lavanda e anche per le sue peculiarità, appunto, e quindi veramente contenta di questo obiettivo. Però l'inaugurazione è il 4 luglio, quindi prima di aprire le danze con Alice Pasquini avremo gente coerente, Rosolina Mare, che inaugura un'opera di arte pubblica, anche lui c'è un'installazione di arte urbana che è però fatta con i materiali di riciclo e si chiama proprio La Barca dei Diritti, e sarà dove c'è il piazzale, quello Europa, nel grande parcheggio vicino proprio agli stabilimenti balneari, c'è questa piazzola dove verrà collocata l'installazione per tutto il mese estivo. Ma stiamo parlando dalla parte del parcheggio dove c'è il mercato o dalla parte dove c'è il centro visitatore, cioè quel... Sì, no, proprio il parcheggio, quindi sì, dalla parte dei bagni primavera, dei bagni primavera c'è proprio questa piazzola, diciamo, che dà l'accesso agli stabilimenti balneari, e lì sarà in bella vista questa installazione che è fatta con bottiglie di plastica, quindi si punta anche sulla sensibilizzazione rispetto ai mari puliti, proprio perché c'è stato anche il Covid che ha fatto emergere ancora di più quanto sia importante fermarsi, ascoltare la natura, i suoi ritmi, e quindi abbiamo voluto proprio sensibilizzare, quindi non è la barca solo intesa come barca dei migranti, ma in questo caso una barca che ha il compito di ripulire le nostre spiagge da tutti i rifiuti di plastica che purtroppo ci sono ancora, perché passeggiavo ieri proprio per le spiagge e vedevo che purtroppo l'incuria dell'uomo ancora è sopravvento su tutto il resto. In effetti, ed è un peccato. Ma veramente. Ferma lì Melania, che andiamo in pausa. Sì. Andiamo in pausa musicale. Rieccomi di nuovo in diretta telefonica con Melania Ruggini. Vero Melania, ci sei sempre? Eccomi qua, certo. Curatrice del Festival del Tarte e di Arte per la Libertà, con la quale stavamo parlando di murales, no? Però nello specifico per il 4 di luglio, che sarà sabato prossimo, si parla di una installazione, giusto, come opera d'arte fatta con materiali di riciclo ad opera. Mi ricordi l'artista? Sì,
presente e coerente, cioè Luca Vallese, che è un artista che da anni seguo proprio personalmente, diciamo che posso dire, come diceva Pippo Baudo, l'ho scoperto io. E infatti e ha fatto tanti murales sul Delta, anche con le scuole, anche sulla provincia di Rovigo, quindi insomma un talento proprio polesano doc, perché lui è originario insomma di Villa Giuse, quindi molto molto in gamba. Certo, ma il Festival di Street Art continuerà, sì, con tanti altri appuntamenti itineranti appunto per il Polesine. Ci fai un, sì, excursus, Melania? Certo, allora, dopo Alice Pasquini, che è dal 9 al 13 a Porto Tolle, abbiamo a Loreo dal 16 al 18 luglio C0110, che è un altro street artist di Padova. Poi segue il comune di Villa Dose dal 21 al 25 luglio con un artista romano che si chiama Daniele Tozzi, anche lui molto bravo. Poi c'è la pausa estiva e a settembre ci sono altri comuni, c'è Taglio di Po, dove avremo Alessio Bili, che creerà due opere di street art proprio nel comune, sia nell'asilo nido sia vicino alla biblioteca. Poi abbiamo un'azienda agricola che sposa quest'anno il festival della street art, che è la Galassa, che ci ha sempre seguito per i banchetti che facevamo del festival, e ci sarà per l'occasione Banco Ittico, che è un giovane street artist di Venezia, che realizzerà un murales legato alla sana e corretta alimentazione. Poi passiamo all'Endinara, dove ci sarà Carol, che lavorerà ancora con i suoi personaggi onirici nelle scuole. E poi abbiamo delle sorprese, che sono le new entry dei comuni di Ariano del Polesine e di Rovigo, c'è il nostro capoluogo. E quindi diciamo che abbiamo veramente un'estate piena di appuntamenti. Direi proprio di sì, itineranti come dicevi, ma veramente. Poi visto che anche l'occhio vuole la sua parte, diventerà quello che mi dicevi qualche anno fa quando hai iniziato questa avventura del museo. Infatti, a cielo aperto, giusto Melania? Esatto, esatto, ed è in previsione, anche perché abbiamo vinto con l'associazione il bando culturalmente della Fondazione Cariparo, la creazione di un sito e di un'app che monitoreranno, scusami, 50 murales che sono stati realizzati e quelli futuri, quindi anche questi che saranno creati per questa ottava edizione, perché vogliamo dare ai turisti un'offerta che sia anche culturale, legata proprio al bello artistico della street art, e quindi daremo la possibilità di fruire di certi percorsi proprio studiati ad hoc con degli operatori, anche con il tour operator della zona del Delta piuttosto che dell'Alto e Basso Polesine, per ospitare al meglio i nostri turisti. Che non è poco, direi, anzi. Infatti, è un progetto biennale questo, quindi partirà a breve e durerà appunto 2 anni e poi comunque continuerà nel tempo, perché l'idea è proprio quella pensare alla street art come museo veramente da poter esperire gratuitamente e mettere in connubio con quelle che sono le ricchezze paesaggistiche meravigliose del Delta piuttosto che del Polesine. Certo, quindi l'appuntamento per i nostri radioascoltatori, visto che il tempo, sai, è sempre tiranno, sì, Melania, quando si parla, poi noi due siamo facciamo prendere sempre in maniera molto piacevole. L'appuntamento quindi per i nostri radioascoltatori è per sabato 4 luglio. Sì, alle ore 18 a Rosolina Mare, vicino allo stabilimento Primavera, i bagni Primavera, con Gente Coerente, il nostro team e l'autorità, proprio per inaugurare la nuova stagione legata alla street art, ai diritti umani e poi anche alla musica con Voci della Libertà. Certo, quindi noi, Melania, ci vediamo sabato, perché poi esattamente seguiremo come radio e informeremo i nostri radioascoltatori, per chi non riuscirà ad esserci perché magari lavora o per quale altro, sì, motivo, e li terremo informati su questo festival itineranti per il Polesine, se dici. Certo, vi aspettiamo e sarà un piacere anche presentarti tutti gli street artist che abbiamo. Benissimo, grazie Melania, una buona giornata a te. Grazie a te. Ai nostri radioascoltatori.